Eccomi qua, signori miei, salve a tutti, bentrovati in questo video. E che devo dire, signori miei? Non ho niente da dire. Ho da dire che guardate che bello, signori, vedete, questo è meraviglioso, è un girocollo che ho abbinata anche gli orecchini, volendo. Ora ve li faccio vedere della serie, non si butta mai niente, giusto? Che ca? Ormai tutto chi tu chiede, pigliano e ghiaccano. Non si ecca niente, va bene, non si butta niente. Un minuto che lo faccio vedere bene. No, come si vede, ecco così, con abbinamento di orecchini, guardate qui. Quindi pensate un po' che ora viene l'estate e io, signori, io mi adatto perché tutti mi dicono: ma questa esclusività, questa inventiva che tu hai, Titina, da dove la prendi? La prendo. Ora in queste sere faremo una diretta dove io mi devo dipingere le sopracciglia, devo cambiare da così a così. Da così a così, devo finire di trascurare, che odore che fanno queste cose, devo finire di trascurarmi, ok? Devo finire perché la trascurazione non va a niente e fa pure per anello, vedete? Quindi, signori miei, oltre al girocollo che si mette qua, all'orecchino che si mette qua, c'è pure l'anello. Io st'estate in spiaggia perché a me piace sentire gli odori. Non mi piacciono a me, se col minuto solo capi una cosa, ecco qua. Ecco qua, oh, perfetto. Quindi, signori miei, ho detto faccio questo video che così poi gli amici si salutano nel video, anziché salutarsi nella chat perché non è diretta, si salutano nel video e io nel frattempo vi vedo, ok? Perché ormai è diventata come una sorta di appuntamento. Mi fa male, non ho capito che cosa mi fa male quando parlo, però dico, siamo qua. Giusto? E allora domenica è la festa della mamma. Questo video si intitola Aspettando i regali dei miei figli. Perché i miei figli, dico io, l'anno scorso se lo sono dimenticati, che abbiano una madre che li ha partoriti e che li ha cresciuti e che li ha lavati. E proprio si sono, ah, dice, ho dimenticato la festa, però io li ho fregati. Perché ci disse, ma non ne fusci? Dice, da mia suocera, non era la festa della mamma. Ah, la festa della mamma, anche tua suocera ci disse, e di tua madre ti sei dimenticata. Signori, non è che, dice, ma una mamma dei figli pretende il regalo? Sì, perché quando sono figlie che vanno facendo regali persi a tutte, buttano soldi per fare regali persi a chi tu c'ha a fare un regalo, a chi tu c'ha a fare un regalo, a quello ci fai, sono regali persi, e poi si dimenticano della madre, no. Una madre non parla, non dice niente, però se ne fa. Se ne fa, se ne fa, perché la mamma è sempre pronta per fare regali ai figli, chi su chi dovrà dire. Quindi, signore, non è che noi ci chiediamo che andranno a dare chissà che cosa. Una mia figlia scrisse. Oh, ciao, ciao, ma mi chiama, ma ciao, ma domenica sei dentro perché volevo avvicinare. E se il caso pranzo da te, certo, sangue mio, che pranzo in te, mi ha pesa con l'aglio e l'olio, hai domenica, magari che viene tu ci metto un po' di pelato, vediamo un po', perfetto, quindi mi fa, ecco, così ti porto il pensierino voleva dire, il T9, che con questi T9 ho, oh, un attimo solo che ora ci rispondo io perché non posso scrivere che non ci vedo. Ti raccomando per il pensierino, senza fare cose perse, perché certe volte, gioia mia, si spendono soldi così senza che uno sappia, capito? Porta una bustina, un regalo in busta, quello che dovevi spendere Morune, a mia, che mi accatto io con piacere. Hai capito? Ci mandavo. Chi lo che vuole fare fa, perché certe volte spendono picciole perse nelle cose che non piacciono. Dice, i regali devono essere accettati e devono piacere. Però io non sono apocrita. L'ho detto 100 volte, io non sono apocrita. A me quando un regalo non mi piace, io, capito, non lo metto. Sapete quanto mutande hai, quanto pigiame c'hai da rincia, che anzi faccio bene che certe volte li regalo. Perché, signori miei, cioè, per Natale qua, potremmo rapere la fabbrica del Corredo, qua siete mutande. Un mio figlio mi regalò un paio di calze di Filanca, di quelli che mettiamo noi donne, di quelle color carne. Cioè, ma quanto ci può costare 2 euro? Ma stiamo scherzando, per Natale a una mamma tu ci fai un regalo di 2 euro. Non c'è più mondo.
Non c'è più mondo, mi dispiace, ma io che so da dire? Io ci tengo per le piccolezze, capito? Dice, ma non ti voglio fare regalo. Non mi fare regalo, vieni, mi dai un bacetto, mangi con mia, tassetto con mia, hai sempre gradito questo, capito? Però se tu puoi fare un regalo, ancora meglio. Un altro messaggio, aspettate. Mio figlio Toto. Ciao mamma, mi ha telefonato mia figlia Latte. Ha detto che domenica viene da te, mi dispiace ma io non posso venire perché vado da mia suocera. Ti faccio gli auguri in anticipo. Sempre pui cazzo tu hai stato, è un porcaccio. Un pui... Sempre pui... No, ma ora ci hanno scritto. Non fa niente mamma, vacci da tua suocera, goditi a tua suocera, a tua madre scordatella, che come tu te la dimentichi sempre, vacci, vacci. Scusate signori miei, scusate, ma io sono così spontanea. Voi mi conoscete ormai il pubblico che mi... Lui è di nuovo. Evita di mandare questi messaggi così sgraditi. L'ha sentito pure lei, lei è sua mogliere. E se l'ha sentito pure lei, ora nasoniamo. Che dice? Che dice? Siamo tutte scantate? Anzi, buono, sente che il marito c'aveva una madre. Non sono suocera cattiva, ma se non mi fanno arrabbiare divento suocera e mamma cattiva. Sono così io. C'è poco comprata chissà qua, quando era incinta questa mia nuora. Io ci andavo a cercare la frutta di notte, aveva tutte le voglie. Aveva tutte le voglie. Una sera mi ha chiamato, dice, non ho banane, ci sono mai banane di già. Dice, no, non ho banane, ma c'è una voglia forte di banane. Ci disse, ma buone ci amo, ci disse che hai una forte voglia. Ci disse, rimane in tua frutta e vendolata. Non posso resistere, non... a prescindere, a toppoliare in un amico mio. Ci disse, senti. Cioè, se non è che per caso c'hai qualche banana. E che do, anzi, dice, tete, ma tu mi vendi sera pa' banana? Dice, meno male che sogno amico tua, se no, dice, ti avrei risposto in un altro modo. Ci cioè, se vedi, quello ha aperto il negozio di notte e mi rette la banana. Capito? Io poi cibo e c'ha poi tavo. Alle 4 di mattina. Una volta per l'anguria. Capito? Una volta per l'anguria. Dice, io mi sento male, mi sento... Quando è che fanno così un ciupiglio che a casa si chiama mulone. Noi qua l'anguria chiamiamo melone tutto, quello bianco, quello rosso. L'anguria qua a Palermo si chiama mulone. Non si dice ho preso un'anguria. Qua si dice accattavo un mulone rosso. Rosso è l'anguria. Va bene, questo tanto per dirlo. Non si usa anguria, infatti una volta nel supermercato Ciasibu ho letto c'era l'anguria o molone e sopra c'era messo anguria 1 euro chilo. Anguria, ma sembra come il melone. Io dopo l'ho scoperto che si chiamava l'anguria, capito? Anche perché io mangiavo melone col melone in bocca, a mio marito certe volte ci diceva, eppure qualche volta devi comprare l'anguria. Non sapendo che era chi da che mi stava mangiando, capito? E quindi questo mulone, signori miei, non si poteva trovare. Siccome io mi ricordavo che passavo da un campo dove c'erano tanti meloni piantati, di notte scendevo la macchina, la lampadina, ci pigliavo un mulone. Nel mentre che ce l'ho preso, che stava non da macchina, disse PEM PEM! Un mulone mi volò rimane. Dice, che sta facendo, signora? Era il proprietario. Ci ho detto, mi scusi tanto, ci ho detto, ma sono suoi questi meloni? Dice, sì, sono miei, dice, lo stava rubando. No, non lo stavo rubando, io romane veniva per fare il cielo. C'ho mia moglie, c'ho mia nuora combinata così, 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 così. Chi tu piglia, fa, dice, signora, in queste case ce n'è un altro. Non capisce, io però furba, a me non ce ne portavo mia in su, e io me ne portavo a casa 1 e mezzo. Eh no, asciata Dio... L'ho fatta, ho rischiato, che stiamo scherzando o si dice vero? Va bene, ora fa un po', vi saluto.
E vi auguro una buona serata e soprattutto una buonanotte a tutti voi, vi raccomando. Scrivete nel video, scrivete, salutatevi, tutto quello che volete, che tanto io vi leggo. Ok? Vi mando un forte abbraccio a voi tutti, un bacio, una buonanotte e scusate per le mie chiacchiere, per i miei discorsi, cafazzo, capito? E purtroppo che c'è un minuto solo che devo vedere una cosa, eccolo qua. Alla Ma prossima, scusa ciao! amore, che Oh, fa finta di nulla? Hai sì, tutti cioccolato sono sulla metà, chiamo testa, gli Uvi! altri.